Un colpo d'occhio particolare al circuito Marco Simoncelli, dove a riempire la pista domenica di prima mattina sono state centinaia di due ruote, ma questa volta non a motore. L'occasione è stata la prima edizione della Misano Bike Gran Fondo dei Campioni, con partenze d'arrivo al Misano World Circuit. Sotto sole tutti insieme, pedalando lungo il nostro entroterra, toccando le città dei campioni della Riders Land, quindi diciamo che siamo veramente molto soddisfatti. Abbiamo più di 600 iscritti e quindi sinceramente come prima edizione non potevamo aspettarci di meglio. Volevamo fare un percorso non facile, volevamo però far vedere quello che è la bellezza del nostro territorio e secondo me abbiamo cercato di mettere insieme tutte le cose e direi che un'alchimia è venuta bene. 99 chilometri impegnativi tra le colline dell'entroterra che hanno visto protagonisti campioni del ciclismo e non solo. Percorso veramente percorso unico, un chilometraggio abbastanza limitato, però veramente impegnativo, quindi oggi ci sarà da divertirsi. Soprattutto la salita del Gemmano ci fa tanta paura, però dai, partiamo carichi. Io oggi sono venuto con un'assistita, penso che sia una bellissima manifestazione questa qui, e poi insomma così abbiniamo un po' il mondo delle due ruote nostro a quello delle due ruote un po' più sudate. Ad imporsi tra gli uomini Federico Pozzetto, che ha completato la Gran Fondo in 2 ore e 54. Tra le 39 donne al via, la vittoria con 3 ore 18 è andata a Michela Gorini. Buon piazzamento anche per Michele Pirro, che ha tagliato il traguardo 39esimo. Una gara molto combattuta fin dall'inizio, non c'era un metro di pianura, era dura, parecchio dura. Poi ho corso anche ieri alla Gran Fondo Segafredo di Asolo, volevo a tutte le maniere o vincere ieri o vincere oggi. Ieri ho fatto secondo assoluto e oggi ho vinto, sono molto soddisfatto di questo weekend di gare. Decisamente un buon allenamento, mi sono divertito e soprattutto ho goduto il panorama e le strade romagnole, veramente veramente un bel percorso. È meglio farlo in moto, cazzo. Veramente bellissimo, ma fatica incredibile. Però ho dato tutto e sono contento, dai.